Ecco una città italiana in un giorno qualsiasi. E questi siamo noi, gli italiani, buoni o cattivi, alti e bassi, giovani o vecchi, grassi o magri, politici o agnostici. Chi corre ad un appuntamento di lavoro, chi è preoccupato per le cambiali in scadenza, chi passeggia. Chi dice poi che noi italiani non riusciamo ad andare d'accordo, ha ragione. Quante cose ci dividono, una partita di calcio, una seduta alla camera, una discussione in autobus, un programma televisivo, ma nessuno ci tocchi sulla fierezza nazionale, perché allora ci troviamo tutti compatti, uniti in un blocco granitico, perché noi italiani sentiamo profondamente l'orgoglio di essere dei passionali, dei conquistatori, dei maschi latini. Insomma, noi italiani con le donne ci sappiamo fare. Ne volete una prova? Gli antichi romani, quando c'era un'invasione di barbari come i Galli, che facevano? Mettevano in azione le oche del Campidoglio. E i romani moderni? Quando c'è un'invasione di straniere, di turiste, si mettono in azione loro. Osservate, osservate, guardare, luoghi, luoghi, guardare queste grandi costruzioni. Queste sono le terme di Caracalla. Ho detto Caracalla, il grande imperatore Caracalla che le fece costruire appunto sull'esempio dei suoi predecessori. Terme, bello, significa luogo dove si fanno i bagni. Queste sono le terme di Caracalla. Terme di Caracalla, nell'antichità le donne facevano il bagno, nuotavano. Oltre per i romani le terme. With bikini. Bikini? No, nude, senza niente. I don't understand. Compreso gli affari. Nella parte centrale, come vedete, adesso c'è un grande palcoscenico dove in questa stagione... Capisce che sfogliandosi qui fra queste mura è come se studiassimo la storia romana. Ah, lei le piace la storia romana? Yes, I like it very much. Gliela potrei insegnare io, in un modo moderno, si intende. Aiuto! Al ladro! Ci penso io! Il solito scippatore giornaliero! Ma che correte? E vattene, metti in moto. Ma che ha fatto? Vai, vai. Ma vai. Ci sei? Sì, vai. Ma che cosa succede? Guardate, polsetta. Eccolo, sta venendo. Eccola. Ecco la sua borsa, signorina. E che cosa ne è del ladro? Dove è fuggito? Cosa vuole? È saltato di là ed è fuggito con un complice in motocicletta. Contenta, oh, miss? Yeah. E se c'avevo le manette, vi portavo pure il ladro. Sì, accontentiamoci com'è andata, bravo. Non vorrei che questi si credessero che gli italiani sono tutti ladri. Controlli un po' per piacere, controlli. Lei guardi se c'è tutto. Che bella. È lei questa? Yeah. Ammazzala quanto è buona. Certo che c'è. Lo so, io ho vista subito. Vestita. E perché tu come l'hai vista? Spogliata. Oh. Però io potevi dire se c'era due amiche per me e per lui, no? Ecco, bravo, così te riconosceva. Io non mi sono fatto vedere, una bambina potevi rivedere. Ma come facevo se non parlava una parola italiana? Come io lo spiegavo? Ah, beh, ieri per portarla in pensione si è fatto capire. Ieri era ieri. L'importante, ragazzi, è che funziona il sistema. A proposito, domani a chi tocca fa uscito? A Nando, tu porti la Vespa e io mi becco la donna. No, Mustafa, io mi beccato. Oggi a momenti mi acchiappano. Dopo domani lo faccio io e poi l'altro che acchiappano a me. Vedete, proprio di questo vi volevo parlare. Di che? Vedete, qualcuno di noi uno di questi giorni ci lascia le penne. Beh, certo che il rischio c'è, però... Il gioco non va alla candela. Come non va alla candela? No, perché se ci acchiappano ci roviniamo a fedina penale. E sto dolore di panza, ragazzi. Però ieri a sto dolore di panza non ci hai pensato. Che c'entra? Ieri era ieri. Oggi ho visto e vi dico che domani lo scippo non lo faccio. Tu sei una carogna. Sarò una carogna, ma... Lo scippo lo fai. Non lo faccio. Lo no, fai. Tu lo devi da non fare. Non lo faccio. È volgare. No, c'hai i baffi. Non ti sta bene neanche questa? Quale? Quella alta. Quale dici? Quella bionda. No, è troppo alta. E quell'altra?
Me sta corta, su. Oh, ma come cavolo voi? Guarda, che so io che ce ne vanno. Beh, la voglio de gusto mio. Che gusti difficili che c'hai. Beh, sì, è vero. Io con le donne sono un po' difficile, eh. Ah, vedi quella sì che fata. Oh, Mary. E di questa che c'hai da dire? C'ho il dente a Fernandella. E me? E allora? Quella, là. Voglio quella. Ma chi è quella? Sì. Ma quella è la sorella di Pelé. E che vuol dire? E tu lo sai che io ci ho avuto sempre un debole per l'amore. E va. Dai, va. E scippala. Subito il furto? Sì. Lo riconosce? No. Come no? Non è lui. Ma l'ha guardato bene? Sì, ma l'altro era più basso e bruno. Ve l'avevo detto io. E allora perché scappare? È perché mi correvate dietro, mi sono messo paura e mi sono messo a correre. Ma sarà, ci credo, andiamo, va. Circolate voi, non è successo niente, circolate. Ecco, prima di fare. Mancaggia. Chissà che sarà successo. Aspettami! Lei parla molto bene l'italiano. Beh, dopo 3 anni che sono a Roma. Ah, non è turista? No, sono una studentessa. Ha visto come sono in Italia? Mi volevano mettere dentro per forza. Già. Per fortuna lei ci ha visto bene. Sa, se era un'altra, nel dubbio. C'era molto nella borsetta? Denaro no, solo il mio passaporto. Si ricorda dove l'ha buttata? Ma come lei, fino adesso... Mi aiuta a cercarla? Andiamo, prego. Ah, io per i ladri non ho compassione. Se l'avessi acchiappato io, l'avrei gonfiato a forza di cazzotti in faccia. Ma che hanno preso? È sicuro. Dove l'hanno portato? A Regina Celi. Sì, ma vuoi vedere che gli danno pure il gas. E quello proprio gli darei. Andiamo. Ha capito? Guarda che stava a dire, facciamo una figura all'estero. Dico io che... L'onestà non esiste più, no, non c'è più. Guarda sto figlio della... Sta con la donna mia? Sì. Mannaggia. Nando! Quello sei proprio squagliata. Mannaggia, sto Colosseo è un labirinto. Nando! E proviamo da là. C'è tutto? Sì, grazie. Beh, veramente grazie a lei. Ecco, li prenda e non dica niente, la prego. Ma che fa, me dà la mancia? Li dia sua madre. Mamma. È molto malata, vero? No, veramente sta benissimo. Ma lei è un disgraziato. Io? Mi scusi, mi esprimo male in italiano, ma volevo dire che lei è un povero. Povero? Uno che ha bisogno di rubare, come lo chiamate in italiano? Ah, è per questo che si è tenuto la chic. What? No, niente, perché è stata zitta con le guardie. Un uomo che ruba perché ha fame non è certamente un ladro. Lei oggi non ha mangiato? Sì, solo un pezzettino di pane. Soltanto? E l'ho diviso con i miei 7 fratelli. Ma suo padre?
povero e invalido. Oh, poveretto. Sì, sono proprio un povero disgraziato. Che ha visto? Passare un giovanotto bianco con la negra. What? You talking to me? Sì, vabbè, ciao. Andiamo da là. Povera mamma mia. Con le mani sempre nell'acqua, estate e inverno. Quando arriva la sera c'ha certe caviglie così grosse. E lei la sera che fa? Cosa vuole che faccia? Sto a casa. E lo so anch'io. Roma è una grande città. Ci sono i locali, i night club, via Veneto, la dolce vita. Ma quando uno non c'ha una lira, io la sera sto a casa, nella mia stanzetta, tutti quanti i lettini. E dei miei fratellini, si intende. Loro dormono e io guardo fuori dalla finestra. Guardo il cielo, le stelle. Lei è molto depresso. Eh sì, sto proprio giù de morale. Vorrei fare qualcosa per sollevare il suo spirito. Magari. È disposto a uscire con me questa sera? Disposto? Guarda un po', Anando! Mannaggia. Scusi un attimo, eh. Anando, c'ha la presenza? Sì, così mi rovinate tutto. Ma guarda, quella era la donna mia. Sì, ma le guardie hanno preso a me, però. E allora? Beh, certo, è così non si fa, però. D'accordo, così non si fa, però adesso andate via. Ve lo racconto stasera al barco. Ma che ce l'hai conti? E adesso è andata. Fammela guardare. Fate. Mannaggia. Scusi, Suoi amici? Ma che amici? Sono due disgraziati che... Ah, come lei? Come? Ah, sì, pure peggio. Sono due orfanelli. Senta, per caso non ci avrebbe un paio d'amiche? Sa, per loro, poveracci, se gli si potesse un po' sollevare lo spirito. Ma certo, è giusto. Oh, grazie. Anando, questi è un vengono. Vengono? Sì, gli ha detto che siamo tre disgraziati, morti di fame e senza marito. Capirai? È per questo che vengono, sono ragazze dal cuore buono. Sì, allora è la volta che mi sposo. Anando, mi sa che tu sei un illuso. Sono illuso? Sì. Guarda un po' lì. Ma le amiche? Mo saluti al cuore buono. Buonasera signorina, le presento i miei amici. Fortunatissimo. Mustafa? Sì, buonasera, ma non vedo le sue amichette. Ci aspettano. Ah, bene. Dove? Dove ci riuniamo. Ah, perché avete organizzato qualcosa per noi. Una serata speciale per neofiti. Neofiti? E chi sarebbero sti neofiti? Voi. No, guardi, io sono normale. No, loro... tu sei un cretino. Perché? Perché neofita vuol dire uno che va per la prima volta in un balletto rosa. Che ne so io? Me lo potevi dire subito. Signorina, lei è un tesoro. Ho fatto una promessa oggi. Sì, l'ha promesso oggi che ci avrebbe sollevato un po' il morale. Sì, perché per noi ci vuole qualche cosa di molto forte. Avrete quello che occorre. Magari pure un pizzichetto di droga. Non si sa mai con ste negre. Andiamo? Prego. Au, ma qui una volta non c'è del casino. Ah, già. Signorina, è qui che... No, il portone è presso. Peccato. Senti, po', ma sta gente è proprio dentro i vicoletti. Non ti comanda Orgetta, dove la vuoi fare? Piazza del Popolo. Ah, già. Anello, stiamo in ritardo. Perché? Già sono tutti ubriachi. Basta che non se perdiamo lo spogliarello. Ma sente tutte le voci di uomini. Beh... Non sarà mica un balletto verde. No, ma che te vanta a scherzare? Ma è qui? È questo? Sì. Sì, andiamo. Preparatene in bocca. Vai. Bene, amici. Amici cari. Il canto è un balsamo per i nostri animi. E ora rinfreschiamoci l'ugola, eh? Grazie. Grazie. Ma che è sto schifo? Aranciata. Che? E fammela far caldo. Mannaggia. Guarda che ambiente, eh? Hai visto quante statue nude che ci sono? Raga, è fatta. Ti dispiace attendermi qui? Hai detto ad aspettare qui che verrà subito, eh? Io vado. Dove vai?
sono le amiche sue. E che avevo detto che portava le amiche? E io mi fidanzo con questa con i pantaloni. Vedi che io invece mi sposo con questa che c'ha due capocci, vedi che... Sì, la... vedi che borse che c'ha, che serata che si prepara. Oh. Io c'ha... Cominciamo a fare persone educate, eh? Ma io volevo solo vedere... non sta bene, questo è un ambiente mondano. C'ha ragione. Ma che se credevano di farmi beve a me? Ma per chi mi hanno preso? Oh, ma per chi hanno presa? Oh. Anna, ma che io volevo far beve? Ah, raga, ve lo dicevo qui. Si fiuta. Si fiuta? Calma, ragazzi, eh? Sì. Siamo calmi. Metti bene la cravatta? Sì. Sono tre giovani traviati, ma con una voglia matta di redimersi. Brava, tenente Evelyn, e noi li riporteremo sulla buona strada. Ci aspettano in anticamera, signor colonnello. Placido, falli entrare. Subito, colonnello. Allora mi raccomando, la padrona di casa, il bacio a mano, d'accordo? Va bene. Poi vedi? Panzironi Giulio ha detto Mustafa. Au, chi è questo? Sarà un nano sofisticato. E chi ci balla? Vi aspetto. Nello. Sì. Andiamo? Fammi vedere. Ma quanto ci ha portato? Ci sono i richiamati. I vecchi. I bandieri. Ma guarda i pompieri pure. Viva l'esercito della salvezza. Ma li morta. Amici, tre pecorelle smarrite sono venute tra noi. Esultiamo, perché si erano perdute e sono state ritrovate dal tenente Evelyn. Prego, accomodatevi. No, no, non pregare per niente, perché abbiamo un appuntamento, le mamme ci aspettano. E ora accogliamoli, com'è nostro costume, con un canto di gaudio. Non dico, e mo che famo? Dobbiamo cantare pure noi, eh? Oh. A me di anno, quando ci hai portato, sono rimasto fregato pure io. E perché io no? Non dico perché non ci organizziamo e ce l'annavo. Niente che cerco limone qui dietro. State attenti che muoio da una botta e se l'annavo. Dentro lo spizio e fare la cosa facile. Nostre pecorelle. Accidenti, vecchioni, malavizi e fragili. Anando, tu mi devi dire chi te dà più retta a te. Veramente una festa riuscita. Complimenti. Arbaciamano, argorillone. Mi saluti i balletti rosa. Ma insomma, che volete da me? Ci sono cascato come voi. Bene, lo sapete che vi dico? Io con le straniere ho chiuso. E fai bene, io mi associo. Avete ragione, perché non si sa mai come la pensano quelle. Pare che combini chissà che, invece... Scopri che sono dell'esercito della salvezza. Guarda questo. Ah, senti che profumo straniero. Senti, ma non saranno mica pure queste dell'esercito della salvezza? Adesso ci informiamo su, vai. Sì, vai, vai, vai. Buonasera, signorine. Non avete mica paura di quelli che rubano le borsette? I scippatori. Casomai noi vi facciamo la guardia del corpo. Vi guardiamo il corpo. Sì. Guarda quant'è bellina. Vi guardiamo il corpo. Dica. Che facciamo? Ci buttiamo? No. A Roma si improvvisa, si lavora troppo di fantasia. A Milano invece c'è il miracolo economico, l'organizzazione, la puntualità. Se un milanese adocchia una donna, tac, è sua, non scappa. Oh, tesoro. Ciao, Gio. Ciao, Milena. Ti
sei fatto aspettare, eh? Oh, mi dispiace, caro, ma lui non se ne andava. E così gli ho detto, hai bisogno di camminare un po' per mantenerti la linea che sta ingrassando. Io invece, eh? Ah, tesoro, tu sei tu. Sì, ma adesso non mi baciare, sai, qui mi conoscono. Non vorrei dare nell'occhio. Comportati esattamente come se tu fossi mia moglie, eh? Freddina. Andiamo, meglio che andiamo via di qua. Allora? Niente. Tutto occupato. Io mi domando, dico, la gente. Ma dove va tutta sta gente? Ma perché non vanno a dormire a casa loro invece di andare nelle pensioni? E adesso dove andiamo? Qui mi ha dato un indirizzo il portiere di... Pensione delle Ortensie, via di Glicini 21. Non si può. Perché? Perché è proprio di fronte a casa mia. Ma tu guarda che iella. Quel portiere cretino con tutte le pensioni che ci sono a Milano, l'unica che conosce, è di fronte a casa tua. Gino? Comincia anche a piovere adesso. Gino, dimmi. Ho un'idea. Possiamo andare in un motel? Perfetto. Ma che idiota non averci pensato prima, tesoro. Andiamo subito. Porco Giuda. Tutto occupato, eh? Tutto libero. E allora? Porco. Ecco quello che è, un porco, capisci? Ma Gino, che è successo? Sai che ho trovato là dentro? Tua moglie. Ti prego, Milena, non fare dello spirito inutile. Che moglie d'Egitto? Gino, stai attento che chi la fa l'aspetta. Senti, a parte il fatto che con te non ho ancora fatto niente. E non so se con te riuscirò mai a fare qualche cosa, vero? Perché si sia ben chiaro, tu non collabori affatto. Gino, non cominciare ad offendermi. No, io non offendo, io constato. Tu non collabori affatto. Ecco, perché hai rivisto tua moglie, diventi villano con me. Ma cosa c'entra mia moglie? Ti prego, Milena, lascia perdere, va. Gino? Sì? Chi ha trovato là dentro che ti ha reso così nervoso? Pensa, mio cognato. Quel porco di mio cognato! E ti ha visto? No, fortunatamente no. E allora? Allora ancora no. Dico, stavo con una donna, sai. Mio cognato. Mio cognato doppio anche per giunta. Porco Giuda! E ho capito, non strillare. Ma perché doppio? Doppio perché lui ha sposato la mia e io ho sposato la sua. La sua cosa? La sua sorella, porco Giuda! E smettila con quella parolaccia! Porco Giuda! Capisci? Lo sossone! Aspetta soltanto che mia sorella parta e a lei che vuoi bene! Gino, non essere troppo rigoroso. Pensa che anche tu... Io sono tutta un'altra cosa. A parte il fatto che io sono molto più anni di lui che sono sposato. Poi mia sorella è un fiore di donna. La sua invece è un sergente degli alpini. Pensa che ha voluto andare a fare la villeggiatura sul Carso, in montagna. Vediamo, Milena. Uffa, Gino, è tutta la sera che giriamo. Milena, scusa, ma è forse colpa mia. Se è più facile trovare un posto al ministero che... Senti, Gino, sai che ti dico? Restiamo qui in macchina a parlare buoni buoni, vuoi? A parlare? Mm. Ancora? Qui è un anno che si parla, Milena. È giunto il momento di agire. Le parole sono belle, ma... Ho deciso. Che vuoi fare? Milena, ho deciso. Andiamo a casa mia. No! Sì! Già sei un genio. Non sono mica come quel cretino di mio cognato, io. Va nel motel lui, quando sono i garage comodi, belli, intimi. Ma guarda quel testone del commendator Caminada, ha lasciato il box aperto.
Gino, che cosa c'è? Hai sentito il click? La sala sinistra si è chiusa. Che vuol dire? L'apriremo dopo? Sì, con la fiamma ossidrica. Con la fiamma ossidrica? Non si apre dall'interno. E come facciamo? Che ne so, lasciami pensare tutta la sera, che penso. Pensare e non pensare. Io devo uscire da qua, da questa trappola. Se torna mio marito e non mi trova, è la fine. Eccolo lui, con le sue idee. Zitta, belle, Milena, le idee, piacere, belle. Zitta, che mi ci vedi tutto il palazzo, zitta. Per piacere, basta. Se mi fai pensare 5 minuti, usciamo di qui. Pensa, e non fumare, che qui si soffoca. Che ore sono? 11:30. Oh, le 11:30, ma io come faccio, come faccio? Milena, tesoro, ancora 5 minuti e usciamo, sì, di qui. Sì, perché sì, io ho fatto il fabbro nella mia vita, io ho fatto tutto nella mia vita. Sì, ho fatto il fabbro. Sarò in autocentro io, fammi trovare la borsa di ferro, sì, e poi ti faccio vedere io. Sì, mi fa vedere tu. 5 minuti, cinque, usciamo, cinque. La porta lì. Come no? Spacco tutto. Spacchi tutto. Sveglia, Milena, sveglia. Chi è? Che c'è? Usciamo. Dove siamo? E dove vuoi essere, scusa? A San Siro. Che ore sono? E ora che ce ne andiamo? Ma come facciamo? Fuori ci vedono. Non ti preoccupare, Milena. Ho avuto un'idea meravigliosa. Ah, un'altra. Sì, un'altra. Su, sbrigati. Naggia sto orologio. Naggia anche il cinturino in nylon. Oh. Andiamo, Milena. Entra. Dove? Qui. Ma sei impazzito, io lì dentro non c'entro. Milena, lo so che ti chiedo troppo, no, ma credimi. No, non c'entro. Milena, no, cara, no, è l'unico modo per uscire. Ma nemmeno per sogno, pensane un'altra. Ma pensa tuo marito piuttosto, Milena. Oh, cielo, mio marito. Dai, su, che aspetti, aiutami, Milena, andiamo. Milena, su, cara, abbassati, ecco. Abbassati più che puoi. Ecco, metti la testina lì, vicino alla ruota di scorta, ecco, così, cara. Sei tranquilla, vai bene così, eh? Sì, bene, Gino. Che c'è? Che nottata. Se incontro mio cognato lo spacco, giuro, dammi un bacio, tesoro. Stai comoda, un po' usciamo. Che calma. Ai, vai piano. Non si chiude, scusa. E lascialo un po' aperto per respirare. Respiri così? Insomma, mica tanto. Signora Cesira? Buonasera. Ma chi è? Sono il commendatore Caminara, mi apro per favore. E lei, commendatore? Io ho visto il fumo, stavo per chiamare i pompieri. Sì, ci mancavano soltanto i pompieri adesso. Ma che sta facendo là dentro? Cosa vuole che faccia? Mi sono rimasto chiuso. Mi apra, per favore, andiamo. Va bene, vado a prendere la chiave. Attento, c'ha portabagaglia aperto e dietro, so, attento, grazie, è pericoloso. Lo so, e dopo lo chiudo, grazie, scusi. Milena, 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 perché non mi rispondi? Milena, lo fai apposta, eh? Milena, lo fai apposta per punirmi, lo so. Ma che colpa ne ho, non posso mica aprire il baule qui in mezzo a Milano. Milena, rispondi. Milena, non tenermi più in pena. Oi, Caminata. Una frase, un rigo appena. Ma che fai, parli da solo? Ciao. Parli da solo? No, che c'ho la radio che non funziona, allora mi faccio un po' di compagnia da solo. Sì, ma non solo la radio non funziona, ma anche il portabagagli è aperto. Ah, no, lo faccio apposta per fargli prendere un po' di aria al motore. Ah, al motore.
Ma guarda che il motore ce l'ha davanti. No, 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 l'ho comprato 3 giorni fa, mi hanno assicurato che il motore sta lì dietro, scusa, lo so. No, no, guarda che ti assicuro che il motore sta davanti. Ah, voi non ci sono più fidati di nessuno. Porca miseria. Vuoi vedere che sono 3 giorni che chiamano marcia indietro? Ah, come? Ma che stai dicendo? No, no, dicevo che meglio che ce ne andiamo, se no qui incolpiamo il traffico, poi... Ciao Enzo, ci vediamo, ciao. Attento che c'è il portabagagli aperto! Grazie, lo so, papagal cinese. Maleducato! Ehi, c'è mica bisogno che metti fuori la mano! Basta che metti fuori la testa, ne? Buongiorno signor. Buongiorno. Lei vuole dirmi che io ho il portabagagli aperto, vero? Sì, il portabagagli è aperto, ma questi sono affari suoi. Oh, meno male. Piuttosto lo stop dalla parte destra non funziona e quelli sono affari miei. Ah, sì, giusto, perfettamente ragione. Quanto è? Beh, per questa volta lasciamo andare, però lo faccio aggiustare. Senz'altro. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Grazie capo. Ah, un momento che le chiudo il portabagagli. No, no, il portabagagli no, non si può. No, non si può. E perché no, scusi? Perché c'è la molla che si è rotta. Sa com'è, un colpo un pochino forte e crack, si è rotta la molla, io me ne intendo. L'ho fatto all'autocentro. Per me non è questione della molla, ecco. Ma se dico che me ne intendo, scusi, io ho fatto l'autocentro, poi la macchina è mia. No, 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 no. Per me è un corpo. Ma sì, un corpo estraneo che si è infilato nella serratura, ecco tutto. Mi lasci provare. No, 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 ci provo io che ho fatto l'autocentro, me ne intendo. No, niente, è stata più la paura che altro. Arrivederci. Capo. Oh, forse qui non c'è nessuno. Oh, porca miseria. Ma anche lei che si ferma in curva. Ma io veramente... Ma che veramente? Se lei non sa circolare, non gira in automobile. Ma è inutile, no? Che lei si scaldi tanto, sa. Ognuno scaldi? Si tiene la sua tamponatura e buonanotte. No, qui c'è una questione di danni e va risolta. Ma me non s'arrabbi, lei mi chiede i danni, io glieli pago e buonanotte. No, buonanotte è un accidente, lei sta qui a discutere con me. Ma guardi, non si potrebbe evitare di discutere. Se le dico che i danni li pago io, buonanotte, no? E la smetta di darmi la buonanotte! Buongiorno. Senta, non faccia lo spiritoso, non creda di liquidarmi con delle battute facili e ironiche. No, io non la voglio liquidare con le battute, la voglio liquidare con i soldi, se le dico che pago io. Lei è assicurato? Sì, ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Eh? Ma gli assicuratori si sono comperati mezza Milano, che paghino loro. Sarebbe il colmo che noi dovessimo pagare i premi e anche i danni. Ma non si preoccupi dei premi, dei danni. Se l'ho detto che pago io, buonanotte, buongiorno, come vuole lei. Come vuole lei? Qui bisogna salvare il principio. Sì, salviamo il principio e facciamo morire lei. Lei? Chi? Eh? Chi muore? Chi è che muore? Chi è che muore? No, lei ha detto muore lei. Chi? Io ho detto chi muore? Sì. Io mi posso, non so. Ah, sì, muore la libertà. La libertà di pagare. L'unica libertà che c'è rimasta in Italia te la vuol far morire, caro signore. Dico bene? Da un punto di vista sociologico, sì. Ma da un punto di vista economico, no. No. Va bene 20.000 lire? Sì. Sì. Porco Giuda. Se me lo diceva prima, evitavamo di perdere un sacco di tempo, no? Milena, su cara, su, su bella, su Nana, su, su, su tesoro, su. Su, adesso è finito tutto, eh. Adesso andiamo a casa, eh. Cara, sì, lo so, è stata una giornataccia un po' movimentata, eh. Su tesoro. Volete su. Che vi cambio le lenzuola? Prego. Buon costume. Allora? Visto? Beh.
Avete preso il portabagagli per una pensione, per un albergo. Oh, io dico, come si permette lei? Senta, a parte il fatto che io nel mio portabagagli ci faccio quello che mi pare piace, caro signore. Io sì, lei ci fa tutto nel suo portabagagli, tutto meno che atti osceni. Oddio, mi sento male. Ma si sente male la signora? Dicono tutte così quando compiono atti osceni. Ma quali atti osceni, scusi, se si sente male? Atti osceni in luogo pubblico, è roba da codice penale, mi segua. Sentito atti osceni? Porco Giuda. Eh sì, vieni. E piove anche. E piove. E andiamo, che piove. Copriti, va. Meno male che ho una giacca a due piazze. Ma qualche volta pure in questa famosa organizzazione milanese c'è qualcosa che non funziona. Forse la colpa è del solito Terrone. Oddio, e questo chi è? Ah, niente paura, l'abito non fa il monaco. Sotto questa veste talare c'è il solito italiano che naturalmente corre dietro alle donne. È la nostra vita terrena. Questa passeggiata in questa valle di lacrime, questa breve passeggiata, non è un esame? È un esame al quale noi siamo sottoposti. E se saremo bravi e buoni, allora ci sarà la promozione. E cosa vuol dire essere bravi e buoni? Vuol dire amare. Amare il prossimo, la natura, gli animali e anche gli insetti. Sì, codesti piccoli, leggiadri animaletti proiettati nello spazio, colorati, guizzanti. L'animaccia tua, moria, te, tutte. E datemi su DDT! Datemelo su DDT! Non deve averlo tu, è la sarta che deve averlo! Il lavoro si fa prima! No, dopo! Au! Oh, ma che sei matto? Pena mosca mi stai a rovinare tutto l'abito dell'aria, au! Oh. Oh, matto non lo dice a me. Lo dice a Corrado Aurora e a Paolo Tarlini, non a Renato Nelli. Che se non ci fossi qua io morite di fame! 200.000 copie in più alla settimana vendete da quando lavoro io per il vostro settimanale, va bene? Ricominciamo? Sì, ricominciamo, e che mi devo sentire insultata da te? Ma perché sei un regista? Ah, perché sono regista? E sei un fotografo? Ah, un fotografo, anzi uno scattino, direi. Un paparazzetto. Sei fortunato, che sei più alto di me. Perché se no? Perché se no un bel... Un bel? Un bel maleducato non te levava nessuno. Mi conigli? Ti collino. È l'una, va, è meglio che famo pausa. Fra un'ora tutti qua che si ricomincia, avete capito? E tu mi raccomando, vanno a mangiare con l'abito da scena che mo rovini. E che te rovino? Più rovinato di così? Sono già quattro fotoromanzi che ci faccio. Dal Vaticano alle Ande, la malattia d'un curato mal curato. Il mistero del prete in discesa, che è poi sto prete in discesa? Insomma, guarda, discesa o salita da sta pianura non te muovi. Sì, io vado al mare e mi faccio un bel bagno. E invece non ce vai. Ma è qui a 200 metri la spiaggia, andiamo. Au, l'altra volta stava a 50 metri e sei tornato dopo 4 ore. Col marito di quella che te correva appresso e te voleva sparare. E non m'ha colto, meno male. Se no, senza di me morivi di fame. Au, guarda che io mi te mangio. Non lasci perdere, dottor, tanto gli ho nascosto i vestiti, da qui non schioda. Senti un po'. Allora vuoi proprio andare al mare? Io ci vado al mare. E va, va. Vado. Allora vedi che sei un cane? Sì, ma di razza, un pastore. Mi dai il vestito mio? Non c'è, signor Renato, l'hanno portato via per paura che lei andasse a fare il bagno. Eh già, perché loro hanno pensato che io così non ho il coraggio di andare al mare. E invece io così ci vado al mare, dammi il costume. Non c'è, hanno portato via pure quello. Hai ancora quelle mutande da fornaretto di Venezia? Sì, sì, credo proprio di sì. Dammele qua. Eccole qua. Queste vanno benissimo. Grazie mille. Prego. Oh, mi pare fra la ciclista! Oh, che t'ha detto D'Ambroni? Che ci avete rotto di... A tuo nonno! Oh, Pagarozzo! Yeah. Cara Claudia, prima si ragiona e poi ci si sposa. La colpa è solo tua. Ma adesso non pensarci, fatti un bel bagno. Una cabina.
Leveret, si attenta ai pesci cani, eh. Oggi è venerdì e il pesce non mangia carne. Direi che sono noiosa, zia, ma devi capire che così non può continuare. Beh, mi dispiace, ma l'hai voluto tu. Perché l'hai sposato? Allora eri Miss Lazio. Eri arrivata seconda a Miss Cinema, potevi diventare quello che volevi. Io non volevo niente, zia, volevo lui e basta. Bel tipo davvero. Dopo 3 mesi di matrimonio divide i letti e dorme in cucina. Poi sparisce e adesso da un anno vive in un'altra casa. E magari con un'altra donna. E chiamalo fesso. E io che non posso far niente. Perché? Perché sono sempre sua moglie. Oh, senti, Claudia, tu devi decidere qualcosa. Ci sarà un mezzo, la separazione, la sacra rota, l'annullamento, che so io. Perché non chiedi al parroco del paese? Loro sanno tutto. È uno nuovo, io non l'ho mai visto. Beh, che vuol dire? Lo vai a trovare? Uno di questi giorni bisogna proprio che ci vada. No, 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 queste cose si fanno subito. Dopo colazione ci vai. Adesso andiamo. Buongiorno, reverendo. Pace e abbondanza. Ma che sia lui il parroco del paese? Può darsi, la parrocchia qui vicino. Vogliamo chiederglielo? No, lascia che esca almeno. Vieni, intanto andiamo. Senti, zia, ma non gli sembrerà strano che io gli racconti la mia storia? Che strano è strano. I preti sono le sole persone al mondo che conoscono gli affari di tutti. Però tu resti qui, vero? Oh, senti, Claudia, io la tua storia la conosco a memoria. Tu gli devi dire cose che vanno dette a quattro occhi. E poi li lascio in buone mani, no? Ah, qui fa un caldo. Allora io me ne vado. Ti aspetto a casa, eh? Va bene. Oh, eccolo che arriva. È anche un bel ragazzo. Parecchio buffo, direi. Ah, già. Per voi giovani, quando un uomo si copre un po', diventa subito buffo. Per essere un prete mi pare abbastanza scoperto. Prete, un prete. È un uomo, no? Sì, sì. Ciao. Potrei parlarle un momento? Sicuro, figliola? Vuole sedersi? Oh, scusi, s'accomodi. Grazie. Là. Mi dica. Lei è il parroco di qui? Sì, sono nuovo. E lei è la signora? Caracci. Claudia Caracci. Mm-hmm. Che buona. Buona che? Non buona che buona. Io mi stavo presentando, sono il reverendo Don Paolo Chebona. Ah, e come fa a sapere che mi chiamo Claudia? Beh, un pastore non sarebbe un buon pastore se non conoscesse tutte le sue pecorelle. Lei ha vinto un concorso di bellezza e se lo è meritato. È stata quasi Miss Cinema e se lo è meritato. Poi si è sposata, male si è sposata, con un uomo che non se la è meritata. Allora lei sa anche che... Tutto. Dei letti divisi dopo 3 mesi. Di suo marito che da un anno non torna a casa e vive in un'altra casa, forse in un modo peccaminoso, con un'altra donna. Ma lei sa proprio tutto. Meglio così. Questo semplifica le cose. Vede, Don Paolo, io ho bisogno del suo aiuto. È mio dovere e mio piacere darglielo. Io vorrei chiedere la separazione legale, Don Paolo. Donna Claudia, è facilissimo. Io conosco tutti alla Sacra Rota. Sì. Mi rispettano là. Ah, sono sì? Ben voluto. È un fratello avvocato civile specializzato in annullamenti di matrimonio. E allora che cosa mi consiglia di fare? Senta, non c'è un posto più quieto per parlare di queste cose? Magari stasera, dopo le 10? Potremmo vederci a casa mia. Bene. Porti anche suo fratello. No, lui non può. Perché? Cioè è impossibile che io e mio fratello possiamo venire insieme. Perché? Perché?
No, cioè, scusi, lui può venire, io no. Anzi, meglio che venga lui, solo così, da uomo a donna, potete parlare più liberamente. Io non posso perché in abito talare in casa, sì, sia pure di una rispettabile signora. Invece lui è un uomo simpatico, giovane. Ah, stia attenta, è mio fratello gemello, eh. Lo vedrà, assomiglia tutto a me, preciso, identico a me. Ah. Prego, si accomodi, avvocato. Claudia, c'è qui l'avvocato che bona. Buonasera, avvocato. Sì, sì, proprio uguale a suo fratello, vero? Eh sì, e lei è proprio uguale e precisa a quella splendida creatura che suo fratello mi ha descritta. Mio fratello? Sì. Suo fratello, vorrà dire? Mio fratello? Ah, già, mio fratello, che poi sarebbe anche suo fratello perché è un sacerdote e il fratello di tutti. Ah, allora io vado di sopra. Ho cominciato un libro giallo e non vedo l'ora di sapere come va a finire. Vada, vada. Permesso, avvocato. Va. Si accomodi. Le offro qualcosa da bere. Grazie. Ammazza quanto siete buona. Che dice? Dicevo, ammazza quanto siete buona. In italiano sarebbe uccidi come siete generosa. Ah, è anche spiritoso lei. Si accomodi. Ho portato la borsa con gli incartamenti, così poi se vuole... Adesso comincio a vedere la differenza tra lei e suo fratello. Comunque, due bei gemelli. Ah, le piacciono? Ma io parlavo di lei e suo fratello. Ah, e mio fratello, ma anche questi sono belli, eh? Sì, soprattutto discreti. Ah. Bulgari? No, bulgari, jugoslavi. Sì, sono... me li hanno regalati a Zagabria quando Annetti là fa un fumetto. Moglie slava infedele. Un fumetto? Sì, una causa di divorzio. Con una moglie slava infedele che tradiva il marito. Io vinsi la causa di divorzio. E perché lo chiama fumetto? Beh, in gergo legale lo chiamiamo fumetto perché queste cause di divorzio cominciano con minacce, insulti, disperazione e poi finisce tutto un fumo. Un fumetto. Ah, come ha ragione. Amore, illusioni, sogni, delusioni, litigi, odio, disperazione. Tutto finisce in fumo e l'aria del tempo poi lo dissipa. Ammazza quanto è brava. E l'aria del tempo poi lo dissipa. Ma che è lei? È Gattopardi, Cardellucci. Come? È un poeta. E poi l'espressione. Lei dovrebbe fare un fumetto con me. Un fumetto con lei? Sì, dico un fumetto, la potrebbe fare la causa di divorzio, la potrebbe fare con me. Ma io l'ho chiamata qui per questo. Suo fratello le avrà spiegato. Tutto, ed è 3 mesi dei letti divisi, dorme in cucina, da un anno vive con un'altra. Esatto. Dunque, vediamo la situazione, dunque noi abbiamo. Dica. Abbandono del tetto coniugale. Poi risulta evidente dal comportamento di suo marito che suo marito... Mio marito? Suo marito o è matto o è diventato frodo. Come? È diventato frodoloso. Sto frodo psichico. Sto frodo che gli ha gelato il corcore di ghiaccio. Corcore di ghiaccio? Il corcore di ghiaccio sarebbe il cuore che è ore di ghiaccio. Ah, come ha ragione. Il suo cuore è di ghiaccio. Ah, sì? Ha lasciato tanto freddo nell'anima mia. Oh. Nella mia anima che chiedeva amore, affetto, calore. Nella mia anima ingenua. Oh. Ma lui, che anima avrà? Lui? Sì. Lui c'ha l'anima dei morsacci. Come? L'anima dei morsacci sua. Ah. I morsacci sarebbero quei grossi morsi che, coi quali il rimorso addenta l'anima del colpevole, che poi sarebbe quel figlio della mia. Denamitardo, quel figlio denamitardo. Perché bisogna essere dinamitardi. Con la dinamite dell'infedeltà fa saltare in aria un matrimonio così bello. Piccola cara. Piccola cara. Piccola cara. Piccola cara. Pirola chiccola. Ma che fa? Io l'ho chiamata per lasciare un marito, non per trovare un amante. Ma insomma, apri gli occhi. Cieca. Tu vuoi aiuto da me, ma che significa aiuto al mondo? Significa amare il prossimo. Hai sete? Bene, scavo nella terra con le mie mani. Ecco l'acqua, bevi. Hai fame? Vai al ristorante di fronte. Vuoi amore? Qui sono per te. Tua. All'assalto, Ussari! Ussari in ritirata, qua c'è Menano! Mascalzone Cafone, non capisco come una persona rozza, villana, maleducata possa fare l'avvocato. Lo dirò a suo fratello.
Nei conigli, sa che paura, guardi come tremo, guardi. Signora, signora, l'avvocato Che Bona al telefono. Che Bona, sono io. Che Bona. Ammazzala quanto mena. Renato Nelli in persona. Ma che cosa dici? Signora, quello è Renato Nelli, il divo dei fumetti, l'idolo di mia madre, di mia sorella, di mia nonna. Non l'ho visto mai nei fumetti. Io non leggo quella roba. Male, se sapesse quanto è bravo. Aspetti un momento. Sì, ho capito, Volete che venga a lavorare domattina alle 7, allegro, in forma, con baffi e basette? Sì. Io invece vengo alle 8, incavolato e stanco, perché ho preso una sberla e sono andato in bianco. Eccoli qua. Guardi, signor. Guardi qua, guardi. Quanto è bello. Guardi qua. Qui faceva il prete. Quanto è bravo a fare il prete. Dal Vaticano alle Ande. Faceva il prete? Sì. Anzi, oggi ha girato giù alla Pineta. L'ho visto tornando a casa. Come sta bene con la tonaca nera. Ma guarda, guarda. Ma sì, alle 7 puntualissimo. Massimo arriva alle 9:30. Oh, qui poi faceva pitisciò. Lo sceicco sul comò. Apri gli occhi, cieca. Hai sete, cavo la terra con le mie mani, eccola. Ma sa tutto a memoria. Ho capito. Va, che adesso mi diverto un po' io con lui. Beata lei, cosa pagherei per essere al suo posto? Me lo mangerei tutto, vestito e bottone compreso. Buonanotte. Buon appetito, cara. Sì, lo so, senza di me siete rovinati. Ciao. Cara signora, mi dispiace per lei. Lei non sa cosa ha perso. Per cui arrivederci, anzi, addio. Ma come se ne va? Guardi, signora, io non sono mio fratello reverendo. Io l'altra guancia non la porgo. Renato, lei non ha nessun fratello. Lei è figlio unico ed è il personaggio più amato da tutte le commesse e le cameriere d'Italia. Oi, Bob, ma allora lei sa tutto? Tutto. Ma e perché ha fatto sta commedia? A provarle che non soltanto le cameriere possono innamorarsi di lei, ma anche le padrone di casa. E sta sberla? Faceva parte della commedia. Questa mattina, appena l'ho vista, l'ho riconosciuta. E da quel momento ho provato a recitare anch'io. A recitare? A recitare tutto, fuorché il mio amore per lei. Ah, bella. No, così no. Come così no? Io sono molto romantica. Ecco perché lei mi piace. I suoi personaggi da Romeo ad Armando Duval sono i personaggi dei miei sogni. Oh, sì. Ho sempre sognato di stare alla finestra con una lunga camicia da notte. Trasparente. Trasparentissima. E con una candela in mano. Proprio così. Come nel fotoromanzo Pitisciò, lo sceicco sul comò. Sì. Lei teneva una candela in mano, si ricorda, stava alla finestra e doveva muoverla tre volte. Così quello era il segnale e lo sceicco come un falco, zan! Entrava dalla finestra e la possedeva. Che bello, è quello che ho sempre sognato. Ah sì, eh? Armando Duval 800, Romeo con le lunghe calzamaglie nere, il giardino, la finestra aperta. Va bene. Giulietta. Mio dolce. Accesa la bugia, l'agita. La spenge. Sono piaciuta? Da morì. Ma che... Ciao, amore, torna presto. Certo che noi italiani con le donne ci sappiamo fare. Beh, anche le donne di servizio sono donne, no?
serio e distinto professionista che sta tornando a casa. Tra pochi istanti riabbraccerà l'adorata mogliettina. Ma non è mica allegro per questo. È allegro perché tra poco andrà a cena con una ragazza, anche lei allegra. Buonasera, eccellenza. Buonasera, dottore. Salute. Sei tu, Gattone? Sì, tesoro. Ciao. Hai guadagnato tanti soldi per la tua gattina? Ma certo. Ah, scusami, Lilia, io stasera... Indovina cosa ho fatto. No, volevo dire che stasera io... Chiudi gli occhi. Aspetta un momento, stasera Zitto. Io... Zitto! Chiudi gli occhi, seguimi. Vieni, eh? Vieni. Oh, adesso hai aperto gli occhi, cosa hai visto? Ho visto le stelle. Meno male. Meno male un corno. Avanti ancora un po'. Avanti. Ecco, fermo. Ah... Che cosa senti? Un dolore cane qui. Che cosa senti? Annusa. Che cos'è? Indovina. Segatura bagnata. Segatura bagnata. Con te non c'è soddisfazione. Dici sempre che vuoi il goulash e per una volta che te lo faccio mi dici che segatura bagnata. Scusami, si vede che sono raffreddato. Sei un tesoro. L'ho fatto da sola, sai, senza l'aiuto di nessuno. Siediti, sentirei che buon profumo. Ecco, vedi, appunto, prima non mi hai lasciato parlare. Il fatto è che io stasera... Cosa? È arrivata la delegazione da Calais degli esperti navali, sai, per le nuove tariffe, e il presidente ha delegato me a rappresentarla al pranzo ufficiale. Quando? Stasera, alle 9. Proprio stasera? Non me ne parlare. Che disdetta, per una volta che faccio il goulash. Beh, lo mangerò domani. Domani? Ma sì, il giorno dopo è migliore. Adesso scusami, vado a cambiarmi se non arrivo in ritardo. Ci sono anche le esperte? Come dici? Dicevo, secondo gli esperti, ci sono anche le esperte. Ma no, siamo tutti uomini. Cosa dici? Niente. Dicevo che se proprio devi andare... Per forza. Figurati, sarà una serata noiosissima. Si parlerà solo di chiglie, di eliche, di prore, di poppe. Strano però che lei non mi abbia mai notata. Io di film ne ho fatti quasi 14. L'ultimo era quello della Vergine Egiziana. Era lei? No, io facevo la parte dell'ebrea ricca, che poi facevano morire di fame. Beh, dovevo immaginarlo. Ah, sì, perché? Beh, lo sa che lei mi è molto simpatica. Vogliamo darci del tu? Se ti fa piacere. Beh, d'altra parte, tra un pochetto ci dovremo dare del tu per forza. Tieni, è per te. Sei proprio un tesoro. Oh, questa è proprio la corte che io preferisco. Sei un amore. Lo sapevo. Scusami un momento, vorrei chiedere una cosa al proprietario. Sì. Mi raccomando, se è con bagno è meglio. Ma... Sor Antonio? Mi dispiace, dottore, non c'è niente da fare. Ieri è venuta la questura e un altro po' mi fa chiudere. Ma in via eccezionale. Dottor Sescaro Merovino, ieri pensi ha dovuto mandare via anche l'onorevole. Ma io come faccio? Ma lei ce l'ha la macchina? Sì. E con tanti boschetti farà un po' freddo, ma meglio di niente, eh? Ma non potevi trovare un posto più accogliente? Ma sei così poetico qui, c'è la luna, il lago. Sarà poetico, ma con tutta quella roba sullo stomaco e con questa umidità si può anche prendere una congestione. Vieni più vicino a me, ti scaldo io. Per voi uomini tutto va bene. Quando uno brucia di desiderio come me, Carol. Dai, dottore, non dire stupidaggini. Ma invece così mi piaci, da impazzire, mi piaci. Anche a me piaci un po'. Editino freddo. Fuori da qui. Aiuto. Oddio, chi sono? I figli di Pisciotta. Mamma. Fuori, venite fuori. Avanti. Ma insomma. Fuori. Chi siete? Ma insomma, che volete? Chi siete? Siamo i proprietari della Edison. Eh? A noi ci ha rovinato la nazionalizzazione. Avanti, spogliatevi tutti. Siete scemi. Sì, siamo scemi. E se te spogli subito, questo comincia a giocarti a segno. Non mi fate mica paura.
Su, spogliati! La prego, si spogli. Ma come? Sì, si spogli, non l'ha sentito? Spogliarsi. Lascia stare. Ma che gliel'hai regalato tu? Sì. Ti sei sprecato, è falso. Bel mascalzone anche tu, eh? Per la verità io credevo che... Su, spogliati. E adesso spogliati pure tu. Io? Sì. Ma guardi che io spogliato non sono mica interessante come la signorina. E chi se ne frega? Non interessano i vestiti. Namo, sbrigati. Ma scusi, io le do tutto quello che ho. Il portafoglio lascialo dentro. Levati la giacca, Namo. Ma no, guardi, io... Namo! Ma scusi... Namo! Andiamo, spogliati, spogliati, sì, che fa un freddo qua. Sto facendo? Su, i calzoni! Beh, una cosa alla volta, no? Scusi, non posso mica... Certo che spogliata sei meglio tu, eh? Oh. Dai, Namo! Presto! Ehi, dai, c'è sta a far perdere tempo qua! Scusi. Forza, muovete! Ecco fatto. Dai qua! Ma ce l'hai fatta! Le scarpe! Le scarpe, sì. Forza, le scarpe! Namo, l'altra! E fa! Le scarpe! Namo! Non ne ho più! Adesso levate! E saluto! Copritele che sono affrettato! Vigliacchi maledetti, voi non sapete chi sono io! Un disgraziato! Come? Sì, un disgraziato. Perché non hai gridato prima? Ma lei non si rende conto che quello... Ma stai zitto! Proprio qui mi dovevi portare. Il lago, la luna, tutto romantico. Ma fammi il piacere. Ma no, guardi, signorina... Mi dà un anello falso e ci rimetto anche il mio vestito. Che bella serata. Eccomi, caro, eccomi. Aspettami, brava. Ma, signorina, ma dove va? Signorina! Scusate, potreste darmi un passaggio fino a Roma? Come no, Milano, Bologna, Vigevano, venga, venga, s'accomodi. Ma che gli è successo? Ma hanno spogliata 3 delinquenti. Chiamali delinquenti, ammazzali, ammedio. Ma sono nudo anch'io! Momento! Carol! Camionista! Ma guarda in che situazione mi sono cacciato. E adesso cosa faccio in queste condizioni? Beh, intanto bisogna andare alla polizia. Perlomeno pescheranno quei 3 maledetti. Sì. No, alla polizia no. Poi lì gli avrebbe a sapere tutto. Almeno passasse una macchina. Ah, eccola! E già, ma come faccio ad andare a casa in mutande? Maradonita, dai, forza, forza che te mandiamo a Tokyo. Maledetti. Ehi, di casa, ehi, gente! C'è nessuno? Chi vuole? Chi volete? Scusi tanto. Io sono il dottor De Calendis. E chi se ne frega? Sì, lo so, ma vedi, io sono stato rapinato qui nel bosco. Iembe? No, dicevo, sono rimasti in mutande e mi hanno portato via tutto. Iembe? Se lei mi potesse vendere qualche vestito usato. Ma se ti hanno portato via tutto, con che paghi? Ah, già, è vero. Ma io ho la fede. E prega se c'ha la fede invece di venirmi a svegliare a quest'ora, no? No, volevo dire che ho la fede matrimoniale e posso pagare con questa. Sì. Chi vuoi che si fermi per far salire un tipo come me? Chissà che ora è. Qui devo farla a piedi fino a Roma. Ci saranno 20 chilometri che poi tra scarpe e calli sembreranno anche 40. Fermati. Allora salimo o no? Forza? È venuto corriere. E il biglietto come lo pago? Intanto io salgo, poi vedremo. Prova, andiamo. Forza.
Ciao. Vai. Biglietto. Biglietto. Ah, il biglietto, giusto, ci vuole il biglietto. Oh. Che c'è? E allora, sto biglietto? Calma, calma e pazienza. Con la calma si arriva dappertutto, anche a Roma. Sì, ma oltre alla calma ci va pure il biglietto. Ma io ce l'ho, andate e ritorno, ah, sì? Buonanotte. Me lo faccio vedere un po', andiamo. Ma come, non ti fidi? No, no. Ecco, ha visto, non si fida. Tu sei come San Tommaso, glielo dica anche lei, padre. Va bene, figliolo, ma glielo faccia vedere questo biglietto. Oh, se lo dice lei. Se lo dice lui. Ma dove l'ho messo? Ah, c'è un buchetto nella tasca. L'anima del buchetto. E adesso come si fa? Come si fa? O se va il biglietto o se scende, è semplice, no? Ma come, lei avrebbe il coraggio di lasciarmi solo in mezzo alla strada? Eh già. Glielo dica anche lei, padre. Senta, giovanotto, per favore, adesso scende. O fa il biglietto o scende subito. Andiamo, padre. Andiamo su. Ma lo lasci stare, glielo pago io. Grazie. Grazie, padre. Che Dio gli ne rende merito. Scusi, sì, passo davanti. Grazie. Grazie. Ma buon uomo, perché vi riducete in questo stato? Non avete un po' di rispetto per voi stesso, eh? Padre, io non sono ubriaco. Io sono il dottor De Calendis, permette? Ma che dice? Sono stato vittima di una rapina. Ah, certo, certo. Non ci crede? Eppure sì, così. E quest'abito me l'ha prestato un contadino. Ma la maglietta è mia, è di lana inglese. L'ho comprata a Londra. Mm-hmm. Vuol vedere l'etichetta? Guardi, guardi. Anche le mutande sono mie, sono di Popoli. No, per farle vedere che no, io sono no, una persona... No, 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 lasci, lasci, ci credo. Buonasera. Ma finalmente sono a casa, la mia casa. Ci mancava anche il portone chiuso, adesso la chiave chi ce l'ha? Come si fa? Non c'è nessuno. Ma guarda, ma forse posso passare da dietro. Eh già. Speriamo che sia... Sì, è aperto. Piedi. Ma io vado in ufficio più tardi. Tanto. Non fai smettere con la sveglia. Prendo una parola. Ciao, Lettone.
Ciao, tesoro. Hai fatto tardi stanotte. Ti ho aspettato fino a l'una. No, l'una e mezzo neanche. Perché hai fatto così tardi? Perché mi hanno rubato la macchina. Cosa? Eh sì. E dove? Proprio davanti al ristorante dell'Euro dove c'era il pranzo. Sono dovuta andare alla polizia a denunciare il furto. Per fortuna siamo assicurati. Ma com'è successo? Guarda, Lilia, te lo racconto quando torno. Ora devo scappare. Prima di andare allo studio voglio passare in questura. In questura? Scusa, ma non ci sei stato ieri sera? Chi? Tu. Ah, sì, sì, è vero. Ma non c'era il commissario. Vorrei che se ne occupasse lui personalmente. Adesso vado. Dormi tu che puoi dormire. Ciao. Ah, il dito. È il dito. Sembrava una pistola. Dormi, dormi. Mamma mia. Mamma mia. Buongiorno, dottore. Salute. Sei tu, Gastone? Sì, tesoro. Vengo subito, mettiti a tavola che è pronto. Va bene. Ciao, amore. Ciao, tesoro. Com'è andata oggi in ufficio? Ma ho avuto un sacco da fare. Si vede l'aria tanto stanca. Povero gattone che fa tanti sacrifici per portare i soldi alla sua gattina. Mangia, amore, il goulash. È quello di ieri sera, ma oggi è più buono. A proposito di ieri sera, com'è andato con gli esperti navali? Oh, solito pranzo, soliti discorsi. Immagino. Chigli, eliche, prore, poppe. Appunto. E chissà come sei rimasto male ieri sera quando non hai trovato più la macchina. Beh, puoi immaginarlo, sai, mi seccava soprattutto per i francesi fare una figura così con gli stranieri. Certo. A proposito, l'hanno ritrovata. Che cosa? La macchina. Sì, sono stata commissariata e costatarmi danni. E dove l'hanno trovata? Sulla Cristoforo Colombo, vicino all'Eur. Non avevano portato via niente, sai. Meno male. Anzi, c'era dentro della roba. Beh, l'importante è che l'abbiano ritrovata, non parliamone più. Sì, non parliamone più. Ieri sera al pranzo che vestito portavi? Ieri sera, quello solito, scuro, il fumo di Londra. Ah, sì? Questo? Sì, sì, questo. Allora hai pranzato nudo. Nudo? Ma perché? Ma cosa dici, nudo? Eh sì, perché questo qui era nella macchina che ti hanno rubato mentre stavi pranzando. Ah, sì, ma che stupido, m'ero dimenticato di dirti. Sai come sono gli stranieri? Sono dei bambini, per divertirsi hanno organizzato un pranzo mascherato. Ah, e tu che costume avevi? Costume? Costume un po'... Questo? Oddio... Questo è un vestito da donna. Cosa vuoi che mi vestissi da donna? E allora perché era nella macchina? Nella macchina sarà stato della fidanzata del ladro. Oh, è vero. Tu che costume avevi allora? Sai quei Pierrot? Pierrot? Sì, quei Pierrot che c'hanno con la... Quelli un questo? Po'... Questo? Sì, quei Pierrot un po' stracciati. Ah. Beh, dico, questo non era mica nella macchina. No, l'ha trovato la portiera. La portiera... E ti ha anche visto, mentre lo buttavi dalla finestra. Beh, sai, l'ho buttato perché un simile straccio, passata la festa, non serve più. No, amore, serve ancora. E sì, sai, mi sono dimenticata di dirti che ha telefonato il presidente. Siccome si è tanto divertito l'altra sera, vuole ripetere la festa.
Ma dico adesso, il presidente sta esagerando, non posso mica fare il buffone tutte le sere io. No, amore, invece ci andrai, perché sennò si arrabbia il presidente. Se si arrabbia il presidente, si arrabbia la mogliettina. E se si arrabbia la mogliettina, chiede la separazione. Mangia il goulash. Fammi entrare. Buongiorno, eccellenza. Buongiorno, dottore. C'è stato un ribasso in borsa. Le azioni sono un po' scese. Sua questa macchina? Sì, certo, è mia. Libretto di circolazione, patente e documenti. Subito. Ma veramente la patente e i documenti? Non li ha, eh? No. Immagino. Si è cambiato d'abito, vero? E li ha lasciati a casa. Ecco, proprio così. Andiamo, mi segua al commissariato e spiegherà tutto lì. No, mi lasci spiegare. Io sono il dottor Fabio De Calendis. Ah, sì? Sì. Guardi, confidenza per confidenza, io sono il sindaco. Mi segua. No, non precipitiamo. Io abito qui all'interno 3. Può chiedere a chi vuole. E guardi, c'è anche mia moglie, e lo chiedo a lei. Che succede laggiù? Quella sarebbe sua moglie. Sì. Scusi signora, una pura formalità. Quest'uomo dice di essere suo marito. Mio marito? Ma come si permette uno straccione simile? Appunto, scusi, sa. Andiamo. No, un momento. Lilia, ma come sono io, Fabio? Non mi riconosci? No, non mi sembra di averlo mai visto, scusi. Ma Lilia, guarda che se non mi riconosci mi porta dentro, in prigione. Lo porti in prigione? Ah, bene. Ma bene un corno! Guarda che questo è un vigile vero, mica è un vigile mascherato! E dico, guardi come parla lei. Signora, finché qualcuno non lo riconosce, lui rimane dentro. Lei lo riconosce? Guardi, io per il momento non mi ricordo. Se fra 2 o 3 giorni mi venisse in mente, passo a ritirarlo. Grazie, signora, grazie. Andiamo. No, un momento. Andiamo. Lilia! Ma non aspettiamo, non ho tempo da perdere io. Lilia! Ma guarda che questo mi porta dentro! Quello che ci rovina a noi italiani sono le mogli. Non hanno una mentalità aperta, moderna. Non sanno stare agli scherzi. Lo volete un consiglio? Le donne bisogna saperle scegliere. Come si fa? Come si fa? Ma basta andare nei punti di passaggio obbligato dove ci sono donne a decine, a centinaia. Nei mercati rionali, per esempio. Guardate che bellezza dei cocomberi! Che so, buoni? Questi? Signora, buongiorno. Per cocombero, qui dentro c'è il fuoco, eh? Questo è un vulcano radioattivo! Davvero? Porca miseria! E domico come... Come voi ci ho messo? Beh, allora mi dia 1 chilo di patate, eh? Sì. Queste qua sono d'una qualità, di pasta gialla, pasta. Ecco, vedrà che riuscita che le fanno. Sono di pasta gialla e hanno un sapore. Lo dicevo io. Dicevi che cosa? Ah, niente, dicevo che se la signora o signorina... Non fa niente, vada avanti. Insomma, se voi... Sì, dico, se la signorina compra le patate, è il segno che va a fa lo spezzatino di castrato. Ma, dico, a castrato, perché non te ne vai al banco tuo? Perché? È perché se la signora o signorina, non so... Non fa niente, vada avanti. Comunque, insomma, se ci va a fa le crocchette, col prosciutto e il burro, che te prega? Per carità, col prosciutto e il burro, roba che ingrassano, è meglio al forno col castrato. E ritaglie col castrato. Dico, beh, guardi, il castrato prima di tutto è una cosa che fa schifo. E poi, vedi, c'è pure il coso per cacciare le mosche, tutta la zozzeria lì. E poi ingrassa. Io non lo mangio mai. E sua moglie che glielo permette? E mo che c'entra, mette in mezzo mia moglie. Ma lo dici sempre, mia moglie mi tiene a stecchetto, ma lo dici o no? E allora tua moglie... Oh! Questa è carina. Come carina? Gli uomini sposati sono sempre invidiosi. E che c'ho moglie io? E con te? No, non ci penso. Senta, se dopo viene lei... No, guardi, guarda. Faccio tutto un conto io, eh? Venga con me. Questo è un pezzo di prima qualità, signora? Senta.
E tutto è di prima qualità. Mi assaggia, ci ritorna. Che ci sono i broccoli? Broccoli niente, signore, ci sono io. Come? Qui de broccolo ci sono soltanto io, ecco. Ma guarda che modo, io qua non ci vengo più, ecco. E io ne ero fallito, va bene? Io e te in questi giorni andiamo a finire a litigare, va bene? E perché? Ti interessava? Ma come mi interessava? Sono 3 giorni che ci sto lavorando. Il numero di telefono te l'ha dato? E come non me l'ha dato? Me l'ha dato. Ma sì. Che t'ha dato? A me mi ha dato. Come comincia? Dunque, vabbè, poi non me lo ricordo perché ho lasciato il numero a casa, ma insomma, come fa? Dimmi il numero. È lo stesso che darò a te, guarda. Vabbè, tanti oggi mi ci vedo, c'ho appuntamento. C'è appuntamento? Sì. Mica è 4. Ma perché? È perché fra 3 ore la devo vedere io, hai 4 precise. Hai 4 precise. E dove? A Porta Ostia. C'ho già tutto il programma a posto. La cabina, il bagno, la merendola, ricabina, vero, eh? Ma dico tu, in un minuto... In un minuto, tac, te sono entrati in orbita. Vedi, tu sei troppo lento, te manca il propellente. Con le donne bisogna essere violenti, aggressivi. Tante donne sono tutte uguali. Beh, tutto uguale, dico. Perché tu ce la metteresti la mano sul fuoco per tua moglie? Beh, per forza, a costo di bruciarmi, dico, ma perché te no? Beh, è giusto perché è mia moglie, ma... Vedi, Ace, il problema delle corna è un problema fisiologico. A te ti piace la pasta asciutta? Eh? Ti piacciono gli spaghetti? Spaghetti, maccheroncini, rigatoni. Beh, ma sempre pasta asciutta, eh? Beh, è un giorno che ti stufi, e allora devi voglia, che ne so, di un piattino di pasta e patate. A me pasta e patate. Io guarda, io 2 volte al giorno sempre pasta asciutta. Cosa? Ma una volta alla settimana? No, io per esempio da quando ho sposato, io e mia moglie 2 volte al giorno pasta asciutta. Allora non sei capito. La pasta asciutta che parlo io è metaforica. Beh, io questa qualità non l'ho mangiata mai, scusa. Senti, c'è molto spiego. Dunque, gli uomini e le donne, tolte rare eccezioni, nessuno è fedele, chiaro? L'unica differenza che c'è tra loro e noi è che noi uomini lo diciamo. E loro si stanno zitti. Io non lo dico. Sta a sentire che... un presidio, quando vanno capita, dal parrucchiere. Mai... Tu ci credi che vanno dal parrucchiere? Ma è possibile che per fare la messa in piega ci vo' 3 ore? Ma mezz'ora basta, no? E l'altre 2 ore e mezzo che fanno? Che fanno? Quello che facciamo noi, no? La schedina 2X, capito? Ma che dici, la schedina, la pasta asciutta? La schedina non te porta. Perché? Perché c'è sta una signora che sta a scegliere i menù. Buona. È un fenomeno, è il tipo tuo. Perché? E perché c'è sta con te. Ah, sì? Sì, sì. E tu perché? La conosci. Ah, sì? Sì. Volte di solitempo, Buongiorno, signora. Ma li mordi. Ah, e questa è la faccia che fai quando vedi. No. Pare che ha visto il diavolo, pare. No, so io che gli ho fatto lo scherzo. Gli ho detto che c'era una bella signora, infatti era lei. Grazie, tanto gentile. Ah, come era nostro. Oggi è venuta tardi, signora. Sì, oggi non cucino, mangiamo 2 etti di prosciutto e sto melone. Oggi niente pasta asciutta. Perché, scusa? Devo andare ad Arturo. Ah, Arturo. Arturo il parrucchiere, che è la prima volta che ci vado. Figuriamoci. Il parrucchiere. E ce l'avete l'appuntamento? Per forza, senza appuntamento mica si combina niente. Ah, certo. Io pure vado dal parrucchiere oggi. Ah, sì? A che ora ce l'avete l'appuntamento? Alle 4. Ma ci vado un'ora prima perché quello prima che te mette sotto... Oh, ma permetti, parlerai un po' con me, mi guardi nell'occhio. Che vuoi? Te mette sotto, dove ti mette sotto? È sotto il casco, no? Ma che cazzo? No, fammi andare che metto questo frigorifero, così te lo mangi bello fresco. Detti. Perché non mi fai due spaghetti a yo-yo? No, perché poi mi viene la fantasia pure a me, mi sento pesante con quel caldo. No, ciao bello, se vediamo, arrivederci. Senti un po', siccome io alle 4 c'è un appuntamento con quella, e tu moglie ce l'hai col parrucchiere, Parrucchiere, dico, ma secondo te io sarei... Ah, senti, tutti lo siamo stati, o lo siamo o lo saremo. Dunque, alle 4 sto da te. Perché? Come da me? Ah, io sto da te metaforicamente. T'hanno messo il telefono. Ma che io ho fatto la domanda, sono 4 mesi. Molto bene. Così mia moglie non mi può controllare. Perciò io alle 4, per qualsiasi evenienza, sto da te. Ma dimmi una cosa, io che ci guadagno questo caso? Ma bisogna aiutarsi, no? E vabbè, ma io metaforicamente dico che ci guadagno. Senti, dopo te la passo.
Senti, dietro di te c'è una signora, non te vuole tanto che d'una bellezza. Se è molto bella, non può essere che mia moglie. Ma che gentile. Buongiorno. Ma che stai a fare qua, invece di stare al banco tu? Ah, niente, stavo a Pia Accordi con Cesare per vederci oggi alle 4 a casa sua per fare le schedine. Ma che te, ma ti dici a fare le schedine? Sì, ma è una cosa metaforica per via che... Come ho detto? Sì, ma andiamo a piano aperitivo, vieni. Arrivederla, sor Cesare. Oh, mi raccomando, non pia impegni. Alle 4, Oh, signora Renata, come mai questa visita? Sono venuta a darvi una mano per fare schedine. Grazie. Alberto ancora non è arrivato, io pensavo a fare la pettighella. Che ore sono? Voi permettete che l'aspetti, vero? Sì, accomodatevi, prego. Posso offrire una bibita fresca, non so, qualcosa di... Signor Cesare. Un'aranciata fresca, ecco. Io non sono una cretina. Modestamente io frigider, dico tutto. Perché voi con la scusa delle schedine gli reggete il gioco? Non ho capito, non afferro. Ma non fate finta di non capire. Alberto se lo deve levare il vizio di fare il furbo con me. Già gli ho perdonato tante volte. Ma questa volta proprio non me la sento. Ho capito, quando vince non vi dice ho vinto per tenersi i soldi, ecco. Ah, ma allora ci siete proprio. Ma proprio che cosa, scusate? Baccalà, scusate voi. Prego. Oggi prima di uscire di casa per venire da voi, si sarà messo mezza bottiglia di profumo. Ah beh, oh, fa caldo, mica dico. Ma secondo voi, una moglie tradita cosa dovrebbe fare? Oh, madonna mia, una moglie tradita, che parolone. Permette, signora, è vero? Ma non si può parlare di tradimento. Ammesso che fosse quello che dite voi, non sarebbe un tradimento. Sarebbe, diciamo, un capriccetto, una merendola, un piattino di pasta e patate, ecco, insomma. Che poi queste sono cose che fanno di più affezionare alla moglie. Tanto è vero che uno di solito sente rimorso, è vero, per questa evasioncella fisica che ha fatto, e magari fa un regaletto alla moglie. Voi ha regalato mai qualche cosa? Ci avrò una ventina di borse, anelli e braccialetti. Contenta? Scusate. No, perché poi se un capriccetto diventa una cosa seria. Poi si abbandona la moglie, la casa, e chi li tiene più? No, che... Se capitasse una disgrazia così a voi... Una disgrazia? Sarebbe una fortuna, io porterei la candela... Come? No, porterei una candela a un santo perché avrei avuto la fortuna di scoprirlo e direi al santo, guarda, perdonami di quello che farò perché io sarei capace anche ad uccidere, vero, ammazzare. No. Invece non l'ammazzo. No. Vi conviene, aprite un bel negozio di borsette, bracciali, collane... Voi scherzate, signor Cesare. Ma siccome vogliamo fare una tragedia? No, non ne facciamo una tragedia. Soltanto che io adesso esco di qua e questa sera a mio marito gli regalo un bel portafoglio. Ma non so se ho capito bene. Sì, avete capito benissimo. E poi gliene regalerò degli altri dei portafogli. E ogni borsa ha 3 portafogli. Non lo sapevate che le donne sono vendicative? Sì, l'ho sentito dire. Dico, ma voi avreste già l'elemento, diciamo, col quale vendicarvi? No, il primo che capita. Beh, insomma, ma che so questi discorsi, mi pare che è vero. Non c'è il caso di farti discorsi, insomma, una... Scusatemi un momento, devo aver lasciato in camera la sigaretta accesa. Vengo subito. Non vorrei andare a fuoco. Ho lasciato anche la porta aperta. Che sbadato. Ecco. È chiusa. Perché era caduta dal comodino sul tappeto. Un altro po' andava a fuoco il letto. Dunque,
dove eravamo rimasti con tutto il discorso? L'affare della vendetta. Sì. Sì, adesso mi ricordo. Beh, certo che voi donne, quando vi mettete in testa una cosa, se non la realizzate, io lo so, voi siete, poi specialmente, e nel caso vostro, forse, che avete ragione. Ah. Lo so, ma del resto dico, queste sono cose che succedono da secoli, eh. Ci sono anche i proverbi, occhio per occhio, dente per dente, pan per focaccia, come me sono te ballo. Se vede che la vendetta fa proprio parte della natura della donna, non c'è niente da fare, insomma, diventa una necessità, un bisogno, ecco. Se uno non se ne libera, si sente male. Sì. No? Sì, no. Sì, ci avete proprio ragione. Ma che scherziamo, dico, io sono un uomo, per carità. Però... Però che? Dite. Beh, però prima di fare una cosa simile, io devo essere sicura. Perché un dubbio poi non basta. Ma quale dubbio, sora Renata, già che lo volete sapere, Alberto, oggi alle 4... Non posso parlare, io sono troppo amico. Ma qui, insomma, ci vuole una bella vendicatina, via, ecco. Sì, sono le 4:30, dico, ma che sta facendo adesso? Ma dico, ve lo immaginate, con chi sta? Boh, io non lo so. Una vendetta ci vuole, come il pane, via, su, portiamo. Sì, è meglio. Sì, è meglio se famo sta vendicata, ci pensiamo. Meglio che me ne vado. Come ve ne andate? Ma come ve ne andate, dico, tutto è pronto? Onestamente, vero? Sor Cesare, ma voi siete troppo amico d'Alberto. Amico? Ma chi lo conosce? Ma chi è da confidenza? Io amico di quello lì. Ma manco. Io, se permettete, sono amico vostro. No, Sor Cesare, fra un uomo e una donna non esiste l'amicizia. Tra un uomo e una donna non esiste amicizia? Fra voi e me? Ma io sono. Ma io parlo di quell'amicizia. Insomma. Sor Cesare. Dite, permettete? Insomma, vi abbiamo fatto uno scherzo. Vi abbiamo fatto uno scherzo, è venuto Alberto, sta là nascosto nell'armadio. Siccome aveva vista venire dalla finestra, lui dice, mia moglie è gelosa, mi fa una sorpresa, moglie fa uno scherzo. Beh, insomma, io non volevo lo dire, ma adesso a questo momento non vorrei farvi soffrire. Andiamo in camera, andiamo. Ecco, scusate, Alberto, ecco qua. Alberto, esci, gli ho detto dello scherzo. Scherzo, io direi una buffonata. L'ha fatto per castigare la vostra gelosia. No, non è gelosia, no, è dignità. E tu ringrazia Dio che oggi sono venuta prima qui. Perché se avessi dato retta alla rabbia mia, oggi era proprio giornata che ti avrei fatto quello che ti meritavi. Vede? E beh? L'ho fatto per vedere la vostra reazione di donna tradita e offesa. È proprio la giornata che bisogna fargli quello che si merita. Renata. Non scappate, non ve mangio mica. Fatemi di due parole almeno. Ecco, io però non mi guardate, se non mi date suggestione. Sentite, non era uscedine, è emozione, ecco. Io volevo dirvi che, insomma, il primo giorno che vi ho visto ho sentito... voi mi capite, vero? Perché in me non c'è soltanto l'amico, in me c'è un uomo con un cuore e tutto il resto. Voglio dire, tutti i sentimenti. Un uomo solo è triste. Ma sì, non mi guardate, ve lo dico così, ascoltatemi, perché io ho sposato mia moglie, ma purtroppo è stato un equivoco il mio, perché quando non c'è l'amore, un uomo, insomma, voi, che bella mano. Quella di mia moglie è molto più grossa, eh? Perché? La mia è grossa. No, ma dico, mia moglie la tiene, insomma, meno piccola, ecco. Sentite, io voglio confidare un segreto. Adesso guardatemi pure, bene. Aspettate, prima gli do una bella pulita, però. Adesso guardatemi negli occhi profondamente, perché vi voglio confidare il segreto. Forse voi non ci credete, ma è santa verità. Io a volte piango. Dice, ma come fai? Piango di nascosto, senza che mia moglie se ne accorga. Mi chiudo al cesso e lì mi sfogo. Mia moglie magari si insospettisce e dice, ma che fai? E io per non fargli capire niente, poi tiro la catena. Vero? Sembra impossibile che un uomo grosso come me possa farsi discorsi senza diventare ridicolo. È un'alta disgrazia della vita mia. Questa grassezza è una disfunzione glandolare, perché non mangio niente. Io ci ho mangiato una fettina di melone e una di prosciutto. Voi che avete mangiato? Spaghetti aglio. Non sembra. Sembra che abbiate mangiato le rose. Col peperoncino?
Perosi col peperoncino. No, gli spaghetti a yoyo. Ma che discorsi, Sorcese. Ma ce l'avete messo? No, non ce l'ho messo, non ecco, ce l'ho messo. Adesso mi spiego la vostra presenza. Ma Sorcese, ma che siete impazzito? Ma sì. Eh no, ma mi dovete lasciare stare, Sorcesare. Ma Sorcesare, ma... Aprite, venuta. Aprite il cuore. Ecco, mi avete rotto il braccio adesso. Ma non puoi niente, faccio guarda. Braccio state tranquilli. Sorcesare. Lasciate fuori. Oddio, come siete veramente. Cesare. E qui. E qui non si chiude più. Adesso, Cesare, non adesso, mi si chiude più l'acqua. Quella, mi trova tutta rotta. È pure sospettosa, sapete. Lo aspettate. Credo. Nascondetevi qui. Sì, sì. Ecco. Ma so, Cesare. Nell'armadio. Così io cerco di trascinarla in cucina. Poi voi uscite piano piano. Scusatemi. È stato un assalto istintivo. Cesare, andiamo un po'. E quanto te ce l'ho? Stavo facendo una pentichella, dico tanto, quella fino alle sei non torna, sai. Ma te vuoi sbrigare? Un momento. E che è questa novità del catenaccio, mo? Ah, ma ne leggi i giornali, te. Non sai che i ladri si danno da fare d'estate, dicono tanto la gente sta in villeggiatura. Ma che c'entrano i ladri, figurati. Ma che fai adesso? Dove vai? Lascia me perdere, c'ho certi nervi. Perché? Arturo mi ha dato appuntamento ai quattro, ci stanno cinque persone avanti a me. Dove vai adesso? Vado a cambiare vestito, che frascico, metto quello tutto scollato e vado da Ardo, perché ma... costa di più ma non te fa aspettare. Ma te sta così bene no, questo? No, metto quell'altro, fuori fa caldo e se muore. Aspetta, ancora ci devi dannare. Fa quanto dura? Il vestito dove ce l'hai? Questo ce l'ho, dentro l'armadio, questo ce l'ho. Fermati. Insomma, con sto gallo fai tu giù, incastrato. Quando si incastra è meglio lasciar perdere, C'ho certi nervi oggi. Perché? Perché mi sta a far male la dentiera nuova. E cambiatela, c'hai quella vecchia che ci mangi tanto bene. C'ha ragione, mamma la cambio subito. Al dentista tuo. E che so ste mutande tu dentro al cassetto mio? A me sta a posto, no? Mi sta a far ridere il dentista tuo. La provi, resista, che resista. L'apparecchio tu come va? L'apparecchio mio? Beh, oddio, ti dirò, il secondo canale mi balla un tantino, sai? Come secondo canale? Sì, il primo va bene, ma il secondo mi balla, capisci un po'? Vuoi di canini? I canini? Che canini? Come vanno i canini? Ah, i canini? Insomma, sai, c'è il fatto dei mozzichi, ecco. Quando mozzichi te? Sì, quando mozzico io per vendicarmi dei mozzichi che mi danno loro, ma adesso dormono. Come dormono? Alla cuccia, sai? Oddio. Quella fettina di melone mi sta a dare le torture. Una fettina, sapessi. Figurati, oggi un melone intero ti sei passato. C'è un acido da urcere. L'acido non è il melone, qua la cofana di spaghetti che ti sei mangiato. Ma quale cofana? Io mi sono mangiato una cofana di spaghetti. Ma manco ti ricordi quello che ha mangiato? Vabbè, ma uno che c'ha acido l'ori. Chi è bicarbonato? Non lo trovo. State là. Ma faccia te, Cimbona, che trovi tutto. Ma perché che non mi fa morire? Sono vent'anni che scusa. Credenza, andiamo in cucina. Vai. Non niente, trovo. Belta, vai. Dai, guardate. Vai, dappertutto. Dappertutto meno che al solito posto, ecco. Ma dico, se pare che con la confusione che c'è qua dentro, io penso dico possibile che sta lì, insomma, come uno per... Figurati. Vai, mezzo vai. Mezzo bambino, mi pare. Svelta! Ma che è sta prescia? Sapessi che sto passando. Ecco qua, sì, ecco. Tu rimbambito ci sei o ce fai? Oddio. Lasciami passare. Ma che fai? Ma ci truppi pure. E te metti di mezzo, levati un po' che mi devo andare cambiando dal parrucchiere, sai, no? Cesare! Vieni un po' qua. Di chi è? Annaggia la miseria. Oh, ma te non ti si può nascondere niente, hai capito perché non te volevo portare in cucina? A parte chi che ci ho lasciato davvero. Chi ci ha messo qua? Di chi è? Chi ci ha messo? Ho detto di chi è! E tu te chi adesso? Dico, io faccio una sorpresa, così stasera quando vieni lo trovo sul comodino. Come? Mio, capisci? Senza un astuccio, con lo fermaio rotto, così. Ma è un'occasione, ma lo faccio no, già no, tanto. No, guarda, non è rotto, no. Tanto è aperto, dico, non è parte scarpe che sopportate. Buono questo, me lo dai? No, no. Lo faccio. Guarda, sei un orsaccio. Però certe volte sei proprio carino. Grazie, eh. Niente. Da chi l'hai preso? Quanto hai pagato? Beh, è stata un'occasione, molto. Però non ci dovresti uscire da casa. Come sarebbe? Perché deve essere, capisci, è pericoloso, insomma, ecco, si può andare a finire in galera. Ah, rubato! Ma dai, fai pure colati, ma te vergogni? Ma come mi vergogno? Chi, è un'occasione, quello vale. Vabbè, ma mi compri un bracciale che manco mi posso mettere. Un bracciale da casa, insomma, via. Del resto, quante volte hai detto mi piacciono le gioie di casa? Meglio. È una gioia di casa, ci vanno girando come ti pare in casa. Già, e mo io c'ho un gioiello e non lo posso portare. Allora, guarda, questo te lo riprendi. Aspetta, no, lo rompe. Chi è?
e me ne fai uno da passeggio. Vabbè, te ne farò uno. Perché tu oggi a me non mi piaci. No, non mi piaci proprio per niente. Perché? Mi hai dato un bacetto, scusa. Metti questa cosa qui. Anche perché entrando ho sentito un profumo io qui. Ah, me lo sono messo io, cara mia. Perché quando uno suda, puzza, capisci? Guarda, adesso non c'ho tempo di parlare che devo andare dal parrucchiere. Ma ricordati che non sono una cretina io. Non te fidà? E il profumo sono capace di mettermelo pure io. Perché fa? Ricordati, mio caro, che quello che è fatto è reso. Capito? Stupidona mia. No, no, vai, vai, caro. E metti pure il catenaccio. Ah, sì, sì. No, no, anzi... Come no, no? No, perché devono venire i ladri. Appunto, i ladri. No, ma i ladri del braccialetto, capisci che glielo ridò. Poi a te te ne faccio un altro nuovo. Io ti manderebbe, guardi. Guarda un po'. Carino. Ma guarda un po'. Sta battuta. Senti, quando torno ne parliamo. Ciao, bello. Che altro vuoi adesso? Il braccialetto. Ci avete ragione. Mia moglie, se pensava che l'avevo fatto a lei, ho dovuto far tutta... Ma come avete fatto a tutta... Mi sono nascosta qua dietro al pianerottolo. E poi come facevo uscito sta apertura qua dietro? Ma perché, si è proprio rotta? Si è rotta, si è rotta. Fate vedere. No, no, si è rotta. Me dovete perdonarsi, per un momento mi sono sentito ragazzo di vita. Sì, però adesso però ci vorrebbe l'ago con un po' di filo, sì, qua. Sì, sì, certo. Emma? No, no, potrebbe ritornare mia moglie, per carità, ormai. Siamo belli che rovinati, prego. Accomodatevi. No, non dovete aver paura, io neanche entro. Tanto ormai sono stato disgraziato. Ecco, guardi, la scatola dell'aghi sta là sulla toletta. E chi sarà? Non vorrei che fosse mia moglie. Oddio, casomai ci tocca a fare il gioco dell'armadio. Sapeste che se prova sta là dentro? Che non lo so, no. Una grande umiliazione. Ah, io mi credevo la buccia di raffettalina. Scusate. Polizia. Ma chi cercate? Ah, da qui Cesare Mancini. Sì. In nome della legge aprite. Ti ho messo paura e te credevi che era un poliziotto. Ma sai quanto era meglio che era un poliziotto? Beh, perché? Mi fai entrare? Ma dove vai? Non puoi. Non posso? Non puoi. E perché? E perché? E perché, insomma, non so solo, ecco. C'ho un movimento. Ah, oh, bravo. A casa tua? A casa mia, sì. E chi è? Non mi fa perdere tempo, io ho i minuti contati, può venire mia moglie da un momento all'altro. È la forestiera di passaggio. È bella. Perché non mi apri? Ma dove vai? Ma che ti presento? Dico, ma poi tu dove in Ostia? No? Ma ha bruciato. Beh, c'ho pazienza. Ah, sarà mica quella? Quella chi? Quella che c'aveva appuntamento con me. Io non parlo, io sono un gentiluomo, ma poi queste domande non me le devi fare. No, tu me lo dici, tanto io venga a sapere lo stesso. E vabbè, domani te lo dico. No, no, tu me lo dici subito, sennò io venga a sapere. E come fai? E come faccio? Ceno, mi metto giù davanti al caffè di fronte al portone e aspetto, tanto tu moglie deve tornare. Vabbè, ma dico, questa è una bella carognata, però insomma non sono discorsi da persona per bene, permetti. Ah, oh, non sarà per bene, ma io mica so fisso. Io mi metto lì e aspetto. Aspetta. No, no, aspetta, aspetta. No, aspetta, dico. Permetti. Beh, ma che fai, chiudi? No, mo vedo quello che si può fare, ma perché tu capisci, insomma, io so che quando ci sta di San Pignesi, no, la trovi tutta mezza, io per me, non te muovi. Ma a che ora siete chiusi? Eh beh sì, mi dovevo giusto vestito, mi sono chiusa, chi è? Capisco. È Alberto, vostro marito. Alberto? Ma allora è venuto proprio per fare schedine? Sì. Insomma, sì, soltanto che voleva entrare, io gli ho detto che... Come facevo? Ho dovuto trovare una scusa, gli ho detto che c'era una signora, insomma... E lui? Lui è stato molto gentile, dice, vabbè, aspetto che esce. Che carino, sempre educato. Sempre educato, soltanto che si mette giù al portone proprio, allora... Oh, mamma mia, adesso come si fa? Se esco mi vede? Già, appunto. Adesso facciamo una cosa, io lo trascino in cucina, voi quando ci avete sentito passare uscite piano piano dalla porta senza far sentire niente. Ma è voi che mi volevate far credere che Alberto... Sor Cesare, non ve dovevate comportare così, eh? Mi dovete perdonare, signora. Credevo di raggiungere il paradiso, invece sono ricascato giù in mezzo ai cocomeri. Quando sta in camera da letto? Sì, sta in camera da letto. Però io ho promesso che l'aspettiamo a cucina, capito? Ma perché tu già... Lasciamo andare, io non scherzo mica, Giovanni. Tu non scherzi e mi porti in cucina.
E chi vuoi che facciamo la presentazione in cucina? Facciamo una presentazione da signori, farla mette in ordine. Ah, perché sta tutta... sta in combinazione, ecco. Beh, dico, se sta in combinazione è una bella combinazione. Sì, sì, ma... Albert, dove vai? Vai fermo. Un momento solo. Un momento solo. Mettete a sedere. Ma che mi metti a sedere? Perché me la fai vedere? Ma sta buono, già ci ho parlato io. Fagli mettere il vestito, no? Era meglio che la trovassimo prima il suo mettese. Oh, ma che sei addannato? Ma non è questione da addannato. Bisogna essere aggressivo. Ma qual aggressivo? Oggi col fatto che sei aggressivo sei pure in bianco. Che c'entra? Come? Allora non è lei. È inutile che mi fai queste domande. Tanto io non le dico queste cose. Dici. Capito? Io sono un uomo, capisci? E chi è? Capace pure che mi muoio. Ma che? Ma sì, perché oggi quando sono uscito, sai, mi sono messo un po' di profumo. Ora comincerà a farmi certe domandine. Sì, no, lo sapevo. Mi sa tanto che mi muoio. Non può essere, no. E chi è? Sarà l'attare. Oh, va a vedere. Di, e caso mai fosse mia moglie? Te la porto in cucina, sta tranquillo. Oh. Ma è andata via? Già. Vediamo se è tua moglie. Ma guardate. Tua moglie. Disturbo? Prego. Nessun disturbo. Oh. Ogni volta che ti vede è come se ti venissi per la prima volta. Ma che già avete finito le schedine? Ma che io sono venuta adesso, mi sei bucata una gomma, non ti dico una faticata. No. Di la verità, tu sei venuta per controllare. Ma che controllate? Mi sono trovata passate qua, ho detto, ma vado su, se andiamo via insieme. Sì, ma è questione che non avevo neanche cominciato. Meglio, così andiamo via subito. Ma è che mi doveva mettere a parte ad una certa combinazione, Cesare, è vero o no, Cesare? Sì, insomma è una buona Senti, cosa. Senti, se tu qui non ci vieni più, è tutto te guadagnato. Come preferisci, vuoi che Cesare venga da noi? No, per carità, né qui né là, perché a me certi giochetti non piacciono. Oh, eppure sono giochetti che qualche volta ci si può anche vincere. Sì, qualche volta Comunque riesco. Ci si perde sempre. Arrivederla, sorella. Ma non prendete neanche... No, grazie. Vi apro l'ascensore. No, grazie, andiamo già a piedi. Ma dico... No, un po' di movimento ci fa bene. Ciao. Capisca la vostra meraviglia, signore. Visto quanto ci vuol poco ringiovanire, bastano due botterelle date bene. Zac, zac. Che ne dici? Come mi trovi? Come sto? Sei bella. Non siete solo a dirlo, giovinotto. E quando sono bella mi sento anche generosa. Qua, bacino la tua bambina. Tenete. C'ho una fame. Ma che? Guarda. Portafoglio. Beh, non sei contento? Beh, contento sì, ma... caro signore, lei ha qualcosa in testa, Le spunta un dubbio, vero? Mariti infedeli di tutta Italia, occhi aperti. Oh, ogni volta che regalate una borsa a vostra moglie, pensate che anche lei vi potrebbe regalare un portafoglio, Questo è un gallo. E quest'altro invece pure. E questa che vi presentiamo è la più autorevole, accurata, scientifica, approfondita inchiesta su quell'inestimabile patrimonio nazionale che è il gallismo italiano. Un'inchiesta divertente, frizzante, esplosiva, in un film per i giovani dai 14 agli 84 anni. Gli italiani e le donne.
Questo non ha paura di niente. E quest'altro ha paura di tutto. Ma di che ha paura? Forse del codice della strada? O del codice penale? Ma no, sta con la moglie. Già, ma non è sua moglie. Ma allora che è? È una controinchiesta dedicata alle giovani dagli 84 ai 14 anni. Gli italiani e le donne. Questo è un santo. Beh, anche lui è necessario, visto che c'è un peccatore da convertire. Ma allora è un film immorale. Ma che immorale? È un film di costume. Ci sono perfino i costumi da bagno. Dico, non sarà un film in sottoveste. Ma che c'entra? L'abito non fa il monaco. Anche in un film imprevedibile e scintillante come Gli italiani e le donne. Ecco, è un tipo evidentemente aggressivo. Ed eccone un altro evidentemente aggredito. Ed ecco un film crudo, spietato, violento come una scarica di Lupara. Un film che mette a nudo uomini e donne. E che donne! Un film che ha il sapore del peccato di gola, naturalmente. Un film che non vi farà dormire. Un film che ogni letto potrebbe raccontare. Gli italiani e le donne. Questo è fedele nei secoli e quest'altro non è fedele mai. È la solita questione di frutti proibiti e quando si tratta di frutti proibiti le mani degli italiani, si sa, sono piuttosto lunghe, ma i frutti proibiti sono indigesti. Anche questo vedrete nella più divertente, imprevedibile e scanzonata inchiesta del secolo. Gli italiani e le donne. Con gli italiani Walter Chiari, Aldo Fabrizi, Raimondo Vianello, Alberto Lupo, Ennio Girolami, Gino Bramieri. E le donne Moira Orfei, Sandra Mondaini, Milena Bettini, Evi Marandi, Lia Zoppelli, Ave Nicchi. Italiani e le donne, prossimamente qui.